Il 1943 è probabilmente l'anno della svolta della Seconda Guerra Mondiale, perché è l'anno in cui l'espansione tedesca, che si arresta già nell'autunno del 42, si trasforma, questa espansione arrestata, in un inizio anche di sconfitte e di un proprio ripiegare verso la Germania. È l'anno della svolta a partire da una battaglia celebre, battaglia rappresentata da film, cantata, battaglia che contribuisce a costruire, rafforzare il mito dell'Unione Sovietica. Il mito dell'Unione Sovietica sono tendenzialmente tre: la rivoluzione d'ottobre, il primo stato operaio, non essere entrati in recessione nel 29 e la resistenza al nazismo. Questi tre avvenimenti hanno costruito il mito dell'Unione Sovietica e anche la popolarità in giro per il mondo dell'Unione Sovietica. Poi ogni mito va decostruito, demitizzato, per vedere qual è poi anche la realtà. Ma questi tre successi hanno contribuito a fare dell'Unione Sovietica, per molti comunisti in giro per il pianeta, un modello, un punto di riferimento. Cosa accade? Accade questo: l'Unione Sovietica a Leningrado e a Mosca ha resistito, e Hitler, con una strategia bellica sconsiderata, anziché concentrare le forze in una sola città, su un unico fronte, raddoppia, moltiplica i fronti e scende con l'armata tedesca, con la divisione guidata dal feldmaresciallo von Paulus, scende a sud, verso il Caucaso, verso Stalingrado, la città che porta il nome del suo acerrimo nemico, nonostante il patto Ribbentrop-Molotov del 39. E Stalingrado è l'inizio dell'insuccesso, perché la resistenza a Stalingrado è una resistenza eroica anche per quanto riguarda proprio il sacrificio. Milioni di persone, di russi, di sovietici, muore a Stalingrado. È un eroismo dettato da disperazione, in realtà, dunque un eroismo indotto, è un eroismo dato da ideologia, è un eroismo dato anche da nazionalismo. Fatto sta che i milioni di uomini, carne umana, che si sovrappone, si contrappone all'avanzata tedesca, fa sì che a Stalingrado, di autunno-inverno 42-43, i nazisti moriranno, perché alla forza morale, alla forza fisica dei soldati russi, delle singoli cittadini russi, va aggiunta la forza dell'inverno russo e la lontananza ormai di quasi 2 anni dei tedeschi dalla madrepatria, dal Terzo Reich, e combattere in quelle condizioni per un secondo anno è di fatto impossibile. Von Paulus lo annuncia, chiede aiuti, gli aiuti non riescono ad arrivare, chiede di poter trattare una ritirata, un ripiegamento. L'ordine che arriva da Hitler è resistere, combattere sino all'ultimo uomo. C'è un aeroporto nelle retrovie di Stalingrado che veniva usato, ripeto, guerre bibliche, cose inimmaginabili, in cui arrivano dei rifornimenti, cibo, coperte, dai quei pochi aerei tedeschi, ogni tanto riescono ancora ad arrivare, ormai c'è la contraerei, ok, russa, che li bombarda, ogni tanto arrivano ancora degli aerei per poter dare del rifornimento, poi questi aerei non arrivano più e von Paulus è obbligato ad arrendersi. Prima della resa totale incondizionata c'è un tentativo di fuga, di portare dunque in salvo alcuni migliaia di soldati tedeschi, ma pochissimi riusciranno ad arrampicarsi su questi aerei. Questi aerei arrivavano alla fine bombardati dai sovietici, cercavano di caricare uomini che arrivavano, che si scavalcavano sull'altro, decollavano,
bombardati cadevano, quasi all'uccidere l'altro per avere l'ultimo posto. La macchina nazista che un anno prima presentava una prospettiva di Reich millenario sta franando nel modo anche più barbaro e violento possibile. Le condizioni di prigionia a cui verranno sottoposti chiaramente i tedeschi saranno durissimi. Siete conto che i tedeschi hanno usato la tecnica del bombardare giorno e notte le città? I tedeschi hanno portato i nazisti una nuova tecnica. Da Guernica, vi dicevo in avanti, le città sono assediate, gli togliamo l'acqua, gli togliamo la luce, le bombardiamo, non facciamo prigionieri uomini, donne, bambini, anziani. Ovviamente, quando ti arrendi, il tuo nemico di un tempo ti farà prigioniero alle sue condizioni. Dunque, ovviamente, quel manipolo di uomini, quelle migliaia di uomini che si arrendono con von Paul subiranno chiaramente è un trattamento molto duro e pochissimi no, ritorneranno poi a casa. Da lì l'Armata Rossa comincerà da Stalingrado, da Mosca e da Leningrado a avanzare verso ovviamente la Germania. A questo punto, che poi è l'argomento della giornata, le potenze occidentali, l'Inghilterra di Churchill, la Francia esule nel Nord Africa, in Inghilterra, i De Gaulle e gli USA di Roosevelt capiscono che serve che gli alleati, francesi, inglesi e americani, stipulino una grande alleanza con l'Unione Sovietica. Con l'Unione Sovietica verso cui gli Stati Uniti, non tanto, ma inglesi e francesi, avevano rinunciato a dialogare da sempre, diventa il partner indispensabile, ineludibile, con cui arrivare alla vittoria della guerra. E voi capite che la vittoria della guerra avverrà così. La tenaglia. Da est l'Armata Rossa respingerà i nazisti, est più Balcani, verso la Germania. Da sud toccherà agli inglesi, francesi più gli americani, cioè dall'Africa, e da ovest è lì. Ovviamente dal film degli anni 50-60 con John Wayne al capolavoro di Spielberg, Soldato Ryan, ed è lì che sta per emergere, per partorire l'idea di uno sbarco, il famoso The Day, giugno del 40, poi dopo 4, in Normandia, cioè servirà uno sbarco alleato ad occidente sulle coste dell'Africa per completare la tenaglia sud-est-ovest. Perché questa tenaglia avvenga, abbiamo bisogno della garanzia di un patto, di un accordo con Stalin, con l'Unione Sovietica. È chiaro? Vi presento gli accordi di questa appunto grande, di questa grande alleanza. Il primo dialogo, il primo momento di questo accordo avviene a Teheran nel 43. A Teheran nel 43 si buttano le basi per l'accordo tra Stati Uniti, Inghilterra, Francia e Unione Sovietica. Quest'accordo prevede la collaborazione contro il fascismo e il nazismo. È un accordo che non prevede l'impegno, ad esempio, dei sovietici contro i giapponesi. La guerra contro i giapponesi se la stanno conducendo in autonomia gli inglesi. L'accordo prevede la collaborazione in Europa e tra l'altro anche il tema del fascismo è minore, non perché venga snobbato, ma perché realisticamente la potenza militare italiana e dunque una risalita da sud verso l'Italia è una risalita che gli inglesi, gli americani e i francesi pensano di poter fare autonomia e pensano anche di poter fare, le elezioni poi di domani, appoggiando dei gruppi di resistenza che stanno nascendo in Italia, i gruppi di resistenza socialista, comunista, cattolica e anche i gruppi di resistenza filomonarchica, perché il resta per tradire, abbandonare, ah, no,
sta per avvenire. Tradire è chiaramente un linguaggio tipicamente da fascisti, che ci ha tradito. Il re cambia ovviamente alleanza perché la guerra sta andando male. Possiamo discutere sull'opportunismo o sulla lungimiranza del re di salvare la monarchia o tentare di salvarla, non verrà salvata questa volta, quando ok, la guerra sta andando male. Ma gli inglesi, gli americani e i francesi sanno che la forza militare del fascismo non è molto forte. La debolezza, ok, permetterebbe una risalita abbastanza autonoma, più ci sono dei gruppi di resistenza che possono darci una mano. Il grande nemico, la grande macchina bellica contro cui concentrarsi è quella nazista. Dunque a Teheran si gettano le basi di questa alleanza, di questa operazione a tenaglia. Gli alleati si ritrovano nel 44, ok, inglesi, francesi e americani, si ritroveranno ancora a Casablanca e metteranno appunto poi lo sbarco direttamente poi in Normandia. C'è questo sbarco in Normandia che avverrà nel giugno del 44. Lo sapete, è il famoso The Day. In questo caso avete moltissimi filmati, avete appunto il film di Spielberg, diciamo, su delle cose che già nel vostro immaginario non ci sono. È uno sbarco comunque arduo. Il capo di questo sbarco, il generale che lo guiderà, ve lo annotate, perché è un tal Eisenhower che diventerà il presidente degli Stati Uniti d'America negli anni 50. Dunque i valori e i crediti di guerra valgono per un lungo periodo. Poi ci sono presidenti come Reagan, che magari hai dei crediti da attore o da anticomunista, o ci sono dei crediti da imprenditore. Ogni epoca ti può dare dei crediti. Io mi presento come l'imprenditore di successo Berlusconi, posso vincere le elezioni. Io mi presento come dei crediti sportivi, posso avere la popolarità, perché magari è un mondo dove lo sport conta. Aver combattuto la seconda guerra mondiale è un credito popolare molto grande, esattamente come aver fatto la resistenza per i nostri padri costituenti, è un credito che tu ti giochi chiaramente verso il nuovo mondo. Eisenhower guiderà questa operazione, un'operazione che ha un momento molto difficile, che è comunque lo sbarco. I tedeschi sottovalutano il luogo in cui questo sbarco avviene e sarà in Normandia. Le truppe che hanno a disposizione i tedeschi non sono così grandi per poter respingere questo sbarco, che comporterà anche migliaia di morti per gli americani, ma questo sbarco in Normandia porterà poi gli americani ad andare verso, okay, il Belgio, di andare verso poi la Renania, di sfondare Belgio, Olanda, di sfondare poi dopo ad ovest ed arrivare. Ci tengo a citare ancora una cosa di questo 44, prima di arrivare alle ultime due conferenze, questi ultimi 7 minuti, che è una tragica operazione militare, perché nel 44, dopo lo sbarco in Normandia, la guerra è chiaramente ormai segnata, cioè i nazisti resisteranno e ci saranno ancora dei morti sicuramente, ma hanno più possibilità di vincere questa guerra. Ebbene, in questa annata gli americani decideranno comunque di radere al suolo, bombardando giorno e notte con una tecnica che è inaugurata, ahimè, dai nazisti, ma che usano anche gli angloamericani, usano anche i sovietici, una delle città, no? La città simile a Venezia, come Canali, tra un'asta e una Venezia, che è Dresda, e a Dresda, ragazze e ragazzi, moriranno, periranno 140.000 persone. Civili, cittadini, perché di tedeschi maschi a Dresda nel 44, qualora essere un tedesco maschio tra i 20 e i 60 anni sia una colpa, non è detto, però potevi avere aderito al nazismo, non ce ne sono tanti, ci sono donne, anziani che vivono lì, la loro colpa sono lì, non si sono ribellati i nazisti, hanno appoggiato. Viene distrutta questa città come segnale dato dalla gerarchia nazisti. Noi stiamo arrivando, sono 140.000 morti. È un vero e proprio, potremmo dire, genocidio. Ci saranno dei processi, i processi li fanno i vincitori verso i vinti. Nessuno è processato per, ovviamente, il bombardamento di Dresda. Ma veniamo a noi, alle due conferenze chiave. Mi raccomando, antenne,
Nell'autunno c'è una conferenza abbastanza top secret, tant'è che è un incontro più che una conferenza. Churchill, volo segreto, arriva a Mosca. I due maestri della Realpolitik, i due calcolatori per eccellenza, Churchill e Stalin, degli interpreti, si ritrovano a Mosca. E qual è l'oggetto? Il nazismo, sì, 44, sta crollando ad est. Churchill va in un viaggio a Mosca per parlare con Stalin del futuro di Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Jugoslavia. Cosa ne sarà di quelle terre? E la discussione inizia con una scena incredibile, ce la racconta Churchill nella sua bellissima e anche più premiata biografia. Churchill vince il premio Nobel per la letteratura, un grande scrittore. Su un foglietto Churchill gli scrive la sua proposta, che sarà Romania 90% a voi, 10% a noi, Jugoslavia 50% a noi, 50% Polonia, le divisioni est-ovest. Stalin, uomo di poche parole, lo guarda, gli fa solo così, ci racconta, e gli dice Churchill, bruciamolo, che non ci sia il segno, tientelo pure tu. Okay, non lo bruciano, lì è avvenuta la divisione in aree di influenze. Cioè, Churchill capisce che se il nazismo crolla, cosa ne sarà? In teoria c'è già un patto atlantico, la Carta Atlantica delle Nazioni Unite, che dice popoli, lingue, culture, autodeterminazione, nasciamo degli stati in base a delle libere elezioni. Stalin e Churchill sono già messi d'accordo che ognuno in parte si prenderà delle aree di influenza, i sovietici ne prenderanno di più di quelle patteggiate, e lì Stalin userà la famosa Churchill espressione, una cortina di ferro è calata nel mondo dell'est. Febbraio del 45, da sapere bene, questa è una potenziale domanda sì, che troppo appuntare a Navarro da esame di Stato, a Yalta. A Yalta, in una cittadina termale in Crimea, di cui avete le celeberrime foto, si incontrano i tre giganti del mondo nuovo che verrà: Winston Churchill, Joseph Stalin e Franklin Delano Roosevelt, che morirà dopo pochi mesi. E lì si decide che cosa? Siamo a febbraio, 25 aprile è alle porte, il fascismo cadrà. Ovviamente Mussolini è arrestato e fucilato, primi di maggio Berlino è caduto, Hitler si suiciderà, dunque a febbraio si sa che la guerra è vinta. La domanda è: cosa ne sarà della Germania? La Germania verrà divisa in quattro, tra le quattro potenze alleate, un quarto alla Unione Sovietica, un quarto alla Francia, che pur avendo perso rientra tra i vincitori, ma per il contributo di De Gaulle e della Resistenza, un quarto all'Inghilterra e un quarto agli americani. E Berlino, ma Berlino non può essere, perché sarebbe nella parte est della parte dell'Unione Sovietica, no, Berlino, che è la città, la dividiamo esattamente in quattro come dividiamo la Germania. Germania divisa in quattro e Berlino divisa in quattro. Accadrà poi che le tre parti, inglese, francese, americana e statunitense, diventeranno la Germania Ovest e la parte orientale sarà la Berlino Sovietica. Lo stesso varrà per sarà la Germania Sovietica e lo stesso varrà per Berlino, che sarà divisa in due. A Yalta c'è dunque la divisione della Germania in quattro e viene chiesto a Stalin un impegno contro il Giappone. Metta lì questa cosa. Perché? Perché si getta le basi della guerra fredda, divisione della Germania, ma quell'impegno a favore della guerra contro il Giappone che Stalin accetta e che anzi vuole, è problematico.